cervello che forma ha e come si muove questa immagine. La fantasia è la possibilità, cioè la facoltà del possibile. Per esempio, ma io con una pallina da basket che altro ci posso fare? Ci posso giocare. Questa è prendere la funzione basica di una pallina. La fantasia richiede di rompere una logica, vuol dire un po' come il principio di non contraddizione, cioè una pallina è sì una pallina, ma è anche una non pallina, perché io la devo stravolgere quell'oggetto. E quindi se vi dicessi che dalla pallina da basket può nascere un'automobilina, mi credereste? No, ho sentito no, è bellissimo. E da una pallina da basket può nascere non solo una macchinina, un'automobilina di carta, ma possono nascere tantissimi altri. Inizio qualcosa mostrando direttamente la macchinina e chiedo da dove viene questa macchinina. Nessuno dice da una pallina da basket. Perché? Perché la pallina da basket è un oggetto comune, troppo comune, che crediamo, attenzione, di conoscere. Questa è la meraviglia della fantasia, cioè lo sconvolgere gli elementi quotidiani, non straordinari, ma quotidiani, perché scuotendo gli elementi della quotidianità possiamo trovare cose straordinarie. E allora io ho fatto, per quanto riguarda il mio processo creativo, ho fatto un percorso molto semplice. Mi sono chiesto, se la pallina da basket è una pallina da basket, in italiano basket come si dice? Pallacanestro. Nella parola pallacanestro si nasconde un animale? Il cane, perché per esempio canestro c'è, cioè proprio nella parte iniziale, pallacanestro c'è. E io mi sono chiesto, ma se nella parola pallacanestro si nasconde il cane, in una pallina da basket posso trovare una parte anatomica di un cane? A questo punto a questo punto sì, e la risposta è sì.